Torino-Inter, Zapata Co e la scelta su Frattesi, probabili formazioni. Torino-Inter, sabato 21 ottobre con inizio alle ore 18 in diretta su DAZN, è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali. Entrambe le squadre cercano il riscatto. I padroni di casa dopo la sconfitta nel derby con la Juve, i nerazzurri dopo il pareggio in rimonta subito dal Bologna a San Siro. Juric perde Duván Zapata, che si aggiunge agli altri infortunati Buongiorno, Gigi e Soppi. Dall'altra parte Simone Inzaghi deve ancora fare a meno di Cuadrado e Arnautovic. Crystal Palace, Hodgson, Tonali? Mi dispiace per lui, ma il calcio non aiuta, promuove le scommesse. Il decano degli allenatori inglesi Roy Hodgson parla del caso scommesse e di Sandro Tonali, mi dispiace per lui e mi dispiace per il Newcastle che devono affrontare questa situazione. Sappiamo che il gioco d'azzardo è un problema nella nostra società. Non lo aiutiamo nel nostro sport poiché nel calcio promuoviamo le scommesse. Atalanta, Gasperini ha rinnovato fino al 2025. Gasperini 2025 e L Atalanta, il contratto è stato rinnovato. Lo scrive oggi l'Eco di Bergamo. L'accordo tra l'Atalanta e il suo tecnico è stato prolungato di un anno. A inizio giugno, al termine del summit post-campionato che aveva sancito la scelta di continuare con Gasperini, era state poste le basi del rinnovo, da ratificare nei mesi successivi. Non c'erano poi stati aggiornamenti, ma il quotidiano Orobico ha saputo che il contratto è stato allungato e firmato a settembre e la conferma diretta gli è arrivata dalla proprietà. Giampiero Gasperini e l'Atalanta hanno oggi un'intesa fino al giugno 2025, diversamente da quello che era stato precedentemente, non sono state aggiunte opzioni a favore della società. Real Madrid, 5 profili della Bundesliga che piacciono a Florentino Perez. Il Real Madrid, dopo l'acquisto di Jude Bellingham dal Borussia Dortmund, guardano ancora in Bundesliga per studiare le prossime mosse. Secondo quanto riportano i media spagnoli, i Blancos tengono d'occhio 5 giocatori del campionato tedesco, Alfonso Davies e Jamal Musiala del Bayern Monaco e Florian Wirtz, Jeremy Frimpong e Victor Boniface del Bayer Leverkusen. In parallelo, rimane sempre calda la pista che porta a Xavi Alonso, attuale tecnico proprio del Bayer Leverkusen, individuato da Florentino Perez come possibile successore di Carlo Ancelotti in panchina. La Juve ha scelto, è Hermoso l'erede di Alex Sandro. Lo aveva già cercato negli scorsi mesi, poi è rimasto Alex Sandro e non se n'è fatto nulla. Ma la Juve non molla di certo Mario Hermoso, obiettivo in cima alla lista per completare la difesa del futuro. Anche perché il centrale mancino dell'Atletico Madrid ha ormai il contratto in scadenza. E la Juve non vuole farselo scappare. La Juve pesca in Francia, l'ultimo obiettivo è del Montpellier. Il Montpellier non è nuovo al lancio di talenti, soprattutto là davanti. L'ultimo, già nel mirino della Juve, classe 2005, si chiama Otmein Mahama ed è un attaccante rapido, estroso, di grande prospettiva. Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, capace di attirare l'attenzione su di sé anche con la maglia del Marocco Under 20. Osservatori in azione, offerta in arrivo. Dinamo Mosca, LAXALT rinnova. La Dinamo Mosca ha annunciato il rinnovo del contratto di Diego Laxalt. L'ex terzino sinistro di Milan, Inter, Torino e non solo, ha prolungato sino al 30 giugno 2026 con opzione per un'altra stagione. PSG, KIMPEMB è pronto a rinnovare. Presnel Kimpembe è pronto a prolungare il contratto col Paris Saint-Germain. A riportarlo è Le Parisienne, che ha svelato che il difensore è pronto a rinnovare il contratto in scadenza al termine di questa stagione.
Il francese, fermo ai box dallo scorso febbraio a causa della rottura del tendine d'Achille, è infatti al centro del progetto parigino. Sancho verso il Borussia Dortmund. Jadon Sancho, in rotta col Manchester United, avrebbe scelto la sua prossima destinazione. Accostato alla Juventus in vista del mercato di gennaio, l'inglese avrebbe comunicato ai suoi agenti di voler tornare in Germania al Borussia Dortmund. Ma i bianconeri non perdono le speranze. Lecce, arriva KONGSLEV per LA Primavera e non solo. Il Lecce ha annunciato di aver tesserato il calciatore Frederik Kongslev nell'ultima stagione all'FC Nordsjælland. L'esterno difensivo danese classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1 e figura già nella lista dei convocati per la gara con il Frosinone in programma domani. Athletic Bilbao, rinnova il talento Gomez. L Atletico Bilbao ha annunciato il rinnovo del contratto del giovane Unai Gomez, 20enne centrocampista spagnolo, che quest'anno ha 4 presenze e 1 gol con la prima squadra. Per lui accordo fino al 2028. Torino, SCHURS. Inter in estate? Non ne sapevo nulla. L Inter mi seguiva in estate? Sì, ho letto, non ne sapevo nulla. A ribadirlo è Pierre Schoors, difensore del Torino, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere di Torino. Il giocatore granata ha anche allontanato la possibilità di vederlo presto in Inghilterra. No, resterò ancora qualche anno in Italia. Qui mi sto completando sotto tutti i punti di vista, soprattutto tatticamente. Se un difensore si impone nella vostra Serie A, poi può essere protagonista ovunque. Anche in Premier, ci andrò in Inghilterra, non subito però. Bologna, Thiago Motta, De Laurentiis non è il mio presidente. De Laurentiis, non è il mio presidente, zero commenti. Thiago Motta, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Bologna-Frosinone, a 2 giorni dal match, ha preferito non rispondere alle parole di De Laurentiis, che la settimana scorsa aveva raccontato di aver parlato con l'allenatore rossoblù nel corso dell'estate e che non se l'era sentita dopo aver chiesto notizie sul futuro di S. Partenopeo. Fiorentina, Baldanzi e LOBETTIVO per LESTATE. La sfida fra Empoli e Fiorentina non sarà semplicemente un derby particolarmente sentito in Toscana, ma un vero e proprio incrocio di mercato. Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, i Viola sarebbero pronti a puntare su Tommaso Baldanzi, stella degli azzurri e della nazionale Under 21. Il trequartista potrebbe approdare nel capoluogo già al termine della stagione. Il Brighton blinda Mitoma, rinnovo fino al 2027. Importante rinnovo in casa Brighton. Il club allenato da Roberto De Zerbi ha annunciato il rinnovo fino al 2027 del giapponese Kaoru Mitoma, negli ultimi tempi entrato nel mirino del Barcellona. FIGC, Marotta potrebbe candidarsi alla presidenza. Giuseppe Marotta lo ha ammesso nel corso della presentazione del libro di Fabrizio Biasin Odio il calcio. L'Inter sarà l'ultimo club per cui collaborerà. L'amministratore delegato dei nerazzurri ha però svelato di volere scendere in politica e per farlo potrebbe puntare direttamente alla FIGC. Secondo quanto riportato da Tutto Sport, Marotta sarebbe pronto a candidarsi alla successione di Gabriele Gravina nel 2025. Il futuro del dirigente è comunque legato a quello di Steven Jung, che entro la primavera del 2024 dovrà risolvere la questione finanziamento con Oaktree. Real Madrid, Mourinho potrebbe far ritorno per il dopo Ancelotti. Il futuro del Real Madrid dopo il possibile addio di Carlo Ancelotti a fine stagione appare ancora nebuloso.
Sono molti i nomi che si stagliano all'orizzonte per il successore del tecnico di Reggiolo sulla panchina delle Mereng, tuttavia uno colpisce più degli altri. È il caso di José Mourinho, attualmente legato alla Roma, ma in scadenza di contratto nel giugno 2024. Come riportato dal Mundo Deportivo, l'allenatore portoghese potrebbe fare ritorno dopo oltre 10 anni nella capitale iberica, accontentando i tifosi che lo rivorrebbero alla guida degli spagnoli.